Margiotti, il giorno della presentazione della nuova compagine della Chiti Calcio, insomma, è stata particolarmente logorante, no? Questa trattativa che alla fine è andata a buon fine. Ecco, chi fa parte di questa cordata che ora ha preso in mano il Chiti Calcio? È stata una trattativa, diciamo, difficoltosa, un periodo brutto. E siamo riusciti a chiudere tutto in breve tempo e a garantire l'iscrizione al Chieti. Con noi c'è un gruppo di imprenditori importanti, c'è la proprietà che è rappresentata dal dottor Giulio Trevisan e altri importanti sponsor e imprenditori che ci sostengono in questo progetto. Il progetto è un progetto a medio e lungo termine importantissimo che ha come obiettivo finale di riallocare il Chieti nelle categorie che più le competono, che più le spettano. E faremo tutto con serietà, con trasparenza, con professionalità e cercheremo veramente di fare il bene del Chieti e della città di Chieti. E in questo progetto c'è anche una visione sociale, quindi non solo calcistica, e deve coinvolgere un po' tutta la città. Noi siamo qui per quello, siamo per fare bene e faremo di tutto per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ecco, si può dire che da un punto di vista sportivo questa società vuole riportare Chieti dunque nel professionismo, nella Serie C? Sì. Ah sì, quello è l'obiettivo, come le dicevo, un progetto a medio lungo termine. L'obiettivo finale di quel progetto è quello di riportare il Chieti nelle categorie che le competono. Chieti è una società importante, una piazza blasonata, è una delle, se non la più importante, una delle più importanti d'Abruzzo. E quindi merita molto più di quello che ha avuto fino ad oggi. Noi siamo qui per fare questo, per valorizzare la società, anche per questo è stata costruita, come è stata trasformata in società di capitali. Faremo di tutto per veramente riportarla in una posizione migliore di quella dove è stata fino ad oggi. Ecco, sembrava che il rapporto tra la Chieti Calcio e Giulio Trevisan si fosse chiuso, anche nell'ambito della trattativa ci sono stati tanti rallentamenti, poi siete riusciti comunque, avete avuto una sorta di colpo di reni. Ma il dottor Trevisan è un industriale, un imprenditore importantissimo, una persona molto seria, legata alla città di Chieti e legata al Chieti. Ha fatto questo per amore. Va ringraziato per questo sacrificio che è stato davvero importante. Il direttore generale sarà Andrea Masciangelo. Per quanto riguarda la figura del direttore sportivo, si era parlato di Iannotti, sarà così, sarà una figura esterna su quella figura del direttore sportivo? Toni Iannotti ricoprirà l'incarico di consulente di mercato, è una persona di Chieti, innamorata del Chieti, è un tifoso appassionato che ci darà una mano e ci aiuterà, ecco, con questa sua consulenza. È una persona esperta di calcio, una persona che lavora nel mercato dei calciatori da tantissimi anni, quindi ha tutte le potenzialità per fare bene e per aiutare il Chieti. L'ultima, è possibile svelare qualche nome di qualche altro imprenditore che vi sosterrà in questa vostra avventura al di là di Giulio Trevisan? Come dicevo, c'è la proprietà che è rappresentata dal dottor Trevisan, insieme a lui ci sono altri imprenditori, altre aziende importanti, che una è la Mocambo, che ci sosterranno in tutto il nostro percorso.